Questa Alleluia, mattina gloria a non Dio. inquinare il tuo cuore davanti al messaggio della Bibbia, Santo sei ma Gesù. abbi un cuore umile, alleluia, perché Gesù disse: beati i poveri in spirito, perché di loro il regno dei cieli, beati gli umili di cuore, beati puri di cuore, perché vedranno Dio, beati gli ultimi perché saranno i primi. Alleluia. Abbiate un cuore umile. Affidatevi a Gesù, cari, Gloria a te, ascoltate. Signore. Perché Gesù è l'unica salvezza. Perché Gesù è l'unica speranza. Gesù è la via, la verità e la vita. Egli è la vera luce. Alleluia. Gesù è la vera luce. Alleluia, che è venuto nel mondo per illuminare i nostri cuori, il cuore di ogni peccatore, di ogni peccatrice che si pentono e che invocano la misericordia del Signore, perché il Signore, il Dio nostro, è vivente. Ascoltate un attimo, il Signore è vivente. Il Signore non è una statua, il Signore non è un'immagine di legno che ha occhi ma non vede. Gli Alleluia. idoli, le statue, dice la Bibbia, hanno occhi ma non vedono, hanno bocca ma non parlano, hanno orecchie ma non odono. Gli idoli delle nazioni, sapete quante persone hanno gli idoli, le immaginette, le statuette? Hanno i santini di legno. Se quel santo cade di legno, di metallo, di pietra, si spacca. Sono idoli fatti dalle mani dell'uomo, ma il vero Alleluia. Dio invece è nei cieli. Amen. Alleluia. Il vero Dio è vivente. Il vero Dio è spirito. Il vero Dio è il Dio di Israele. Alleluia, il vero Dio ha mandato Gesù a salvare i peccatori. Solo Gesù ti può salvare. Solo Gesù ti può ascoltare. Se tu preghi Gesù, lui ti ascolterà. Ma se preghi una statua, preghi un santo, preghi una Madonna, non ti ascolta. Sono inganni dell'idolatria, inganni di Satana. La Bibbia dice: chi si inchina davanti a un'immagine non ha saggezza, è stoltezza, mancano di conoscenza. Chi si inchina davanti a un'immagine è idolatria, è peccato. Pregate Gesù Alleluia, direttamente, gloria a te, Signore. pregate Gesù Cristo, pregate il Re dei Re. Chi ama Gesù ti libererà dal peccato della droga, dal peccato dell'alcol, dell'ubriachezza. Ti libererà, alleluia, da ogni male, perché Gesù ha la potenza. Chiamate Gesù, chiamate Gesù. Questa vita è passeggera. Se oggi ascolti la parola di Dio, non indurire il tuo cuore, perché domani potrebbe essere tardi. Credete oggi in Gesù. Il domani non ci appartiene, sapete? Nessuno di noi ha la garanzia assoluta che domani si alzerà dal letto. Nessuno. Dobbiamo credere ora in Gesù, essere umili, bisogna pentirsi. Chiedete perdono adesso a Gesù dei vostri peccati. Tu che mentivi, dicevi le parolacce, le bestemmie, le bugie, ingannavi la gente, mentivi, rubavi, truffavi, facevi peccati, adulterio. Tradivi la moglie, tradivi il marito, pentiti, perché domani forse non ci sarà tempo. Oggi, alleluia, è molto importante quello che succede. Oggi chiedi perdono a Gesù. Noi non sappiamo quello che accadrà tra qualche ora. Tra qualche ora potrebbe arrivare la morte per qualcuno. Allora chiedete perdono C'è ora, potenza nel sangue di Gesù. ora, a Gesù. Nessuno di noi ha il domani assicurato, nemmeno io. Io non so se domani mi alzerò dal letto.
ma quello che so, che la mia vita appartiene a Cristo. Quello che so, che la mia anima è nelle mani di Cristo. Amen. Il Signore. Ma chi non crede, chi non si pente dei peccati, chi non si converte a Gesù, chi non ha la fede in Gesù, se muore va nella perdizione eterna, la sua anima si perde, la sua anima si perde. Se tu non credi in Gesù, se tu stai vivendo nel peccato, nella menzogna, nella bugia, nell'inganno, nell'odio, stai vivendo in peccati, se muori vai alla perdizione. Chiedi perdono a Gesù adesso. Gesù è l'unico mediatore tra l'uomo e Dio. Gesù è l'unico salvatore che morì alla croce per te. Chiedi perdono a Gesù. Lui vuole illuminare tutto. Io faccio sempre il bene. Vuole salvare. La Bibbia dice che tutti hanno peccato. L'opera buona non ti può salvare. Sempre opera. Non ti può salvare le opere buone. Alleluia. Non ti può salvare le opere buone, solo Gesù, alleluia. Non fatevi ingannare dall'idolatria, dalla falsa religione. Non venerate gli idoli, le statue di legno, di metallo, di cemento, idoli fatte dalle mani dell'uomo. La Bibbia dice, hanno occhi ma non vedono. Tu dici che sei cristiano ma ti inginocchi davanti a una statua, tu non sei un vero cristiano così. I veri cristiani non si inginocchiano agli idoli, ma solo davanti al Re dei Re. Al Dio vivente, alleluia, in spirito e in verità. I veri cristiani non devono venerare le statue, gli idoli, le immagini di legno. Quella è idolatria e porta alla perdizione. Ma i veri cristiani devono seguire Cristo, che è la via, la verità e la vita. Leggete il Vangelo, leggete la Bibbia, avvicinatevi alla parola del Signore, avvicinatevi a Gesù. Il Signore Gesù disse, venite a me, voi che siete stanchi e oppressi. Venite a me, dice il Signore, e io vi ristorerò. Gloria a Dio. Avvicinati a Gesù con un cuore umile, con la vera fede. Alleluia. Avvicinati a Gesù Cristo, anche se non lo vedi con i tuoi occhi, ma questa è la vera fede. Credere senza vedere. Beati quelli che hanno creduto e non hanno visto, ha detto il Signore. La vera fede è credere, anche se non vediamo Dio. Alleluia. Avvicinatevi alla Bibbia, cari. Gloria a te, Signore. Della provincia di Caserta. Alleluia. Avvicinatevi alla parola del Signore. Gloria. Avvicinatevi a Gesù. Amen. Leggete la parola di Dio, cercate la verità. La verità vi farà liberi. Tu adesso sei perduta se non credi in Gesù. Hai bisogno della salvezza. Hai bisogno della grazia di Dio. Alleluia. La Bibbia dice che tutti hanno peccato. Tutti abbiamo peccato. Eravamo lontani dalla gloria di Dio. Eravamo persi. Eravamo smarriti, eravamo nel vuoto, nella perdizione, per colpa della nostra ribellione, per colpa dei nostri peccati. Ma se noi veramente, alleluia, gloria crediamo a te, Signore, in Gesù, alleluia, veniamo liberati dalle tenebre, gloria a te, veniamo liberati dal peccato. Se veramente ci aggrappiamo a Gesù Cristo,
se veramente ti aggrappi al Signore Gesù, ti avvicini alla sua parola, la Bibbia, il Vangelo, tu sarai illuminato, troverai la pace, lo Spirito Santo verrà ad abitare nel tuo cuore e ti darà una forza spirituale, ti darà la forza di non cadere più nei peccati di prima, nei vizi, chissà, la sigaretta, fumare, bere alcol, birra, vino, liquori. Ci sono persone che sono schiave dei vizi, giocare le schedine, le bollette, sprecano la loro vita, sprecano i loro soldi, sono schiavi di quel sistema diabolico. Alleluia. Ma se tu ti aggrappi a Gesù, il re dei re spezzerà le catene, ti libererà, ti illuminerà, ti perdonerà. Alleluia. Ma sia, alleluia, e metterà nel tuo cuore lo Spirito Santo, che ti darà la forza, ti darà un cuore nuovo. Alleluia. Ti darà una forza nuova che tu non avevi mai avuto, come a me mi dà la forza di predicare. Io prima non avevo la forza di predicare, ero un'anima persa, io ero smarrito, ero nel buio, ma Gesù, alleluia, da quando è arrivato nel mio cuore mi dà la forza di predicare anche nelle città più difficili d'Italia, Milano, Torino, Bergamo, Roma, Verona, alleluia, in ogni luogo, Napoli, nei peggiori quartieri, alleluia, predicare il nome di Cristo. Alleluia. In Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia, predicare il nome di Cristo. Gloria a Dio. Alleluia. Perché solo Cristo è il Salvatore del mondo, è il Messia, alleluia, colui che si sacrificò alla croce per te e per me, l'agnello di Dio, colui che era santo, puro, immacolato. Lui non meritava di morire, lui non doveva morire, perché lui non aveva mai peccato, ma lui si sacrificò per noi. Gloria, lui gloria donò a te. La sua vita per noi, donò il suo sangue per noi alla croce, alleluia, affinché chiunque crede in lui, gloria a Dio. Amen. Affinché chiunque crede in lui cuore, Gesù, non perisca ma abbia la vita eterna. Alleluia. Accogli Cristo nel tuo cuore questa mattina. Accogli il Vangelo. Amen. Dai un Vangelo anche a quella ragazza. Un Vangelo. Prendi un Vangelo. Mia moglie ti dà un Vangelo. Alleluia. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie Gesù, alleluia. Credi, credi in Gesù. Credi in Gesù. Santo, santo sei. Credi in Gesù. Credi. Accogli Cristo nel tuo cuore ed entrerà nel tuo cuore una nuova vita. La vera vita che viene dallo Spirito di Dio entrerà dentro di te. Perché se non abbiamo Gesù non c'è la vera vita, siamo vuoti, siamo smarriti, siamo persi, abbiamo le paure, le depressioni, le angosce, siamo schiavi dei vizi, dei peccati. Se non c'è Gesù siamo delle anime perse, ma quando Gesù arriva dentro di noi, quando Gesù entra nel nostro cuore, arriva una nuova vita. Gloria a te. Se tu accogli Gesù nel gloria tuo cuore, a te, santo nome, Gesù, nel tuo cuore tocca, arriverà tocca, la vera gloria. Vita. Avrai una vita nuova in Cristo, perché Gesù ti darà un cuore nuovo. Alleluia. Tengo il Vangelo, Signore. Gesù ti darà santo un cuore Gesù. Nuovo. C'è potenza nel sangue di Gesù. Se tu confidi in Gesù, sangue di Gesù ti darà un cuore nuovo, una vita nuova. Non sarai più schiavo del peccato, delle paure, delle tentazioni, dei vizi, ma sarai libero tramite Gesù Cristo, alleluia, che morì per noi su quella croce. Alleluia. E che il terzo giorno risuscitò. Gesù
è risuscitato il terzo giorno. Alleluia. E tramite Lui abbiamo la salvezza. Se tu credi in Cristo, avrai la salvezza. Amen. Avrai la pace nel tuo cuore. Grazie Gesù. Avrai la grazia di Dio nel tuo cuore. Amen. Avrai una speranza viva nel tuo cuore. Perché, come dico spesso, la vera speranza non viene dalla terra, dalle cose terrene. La vera speranza non viene dalla politica. La vera speranza non viene dal denaro, dal lavoro. La vera speranza non viene dalle cose terrene. La vera speranza si chiama Gesù Cristo. Amen. Alleluia! È Gesù Cristo che può cambiare la vita di una persona, la vita di un tossico, la vita di una prostituta, di un adultero, di un delinquente, di uno spacciatore, di un ladro. Sapete, quando Gesù era sulla croce, c'erano due ladri a fianco a Lui che stavano morendo, ma uno dei due ladroni si pentì e chiese perdono a Gesù e trovò la speranza della vita eterna. Alleluia. Amen. Perché quel ladrone disse al Signore: Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Era un ladro, aveva fatto dei peccati nella vita, aveva rubato chissà quanti furti aveva fatto, ma lui alla fine trovò la salvezza perché chiese aiuto a Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Perciò, se tu che sei un ladro sei qui, sei venuto al mercato a rubare i portafogli, chiedi perdono a Cristo. Alleluia. Oppure sei un ladro dietro una bancherella che truffi la gente, anche dietro una bancherella, chiedi perdono a Cristo. Chiedi perdono al Re dei Re prima che arrivi la morte. Oppure sei un bugiardo, sei un idolatra, un adultero, sei una donna che vive nei peccati o vivi nella droga. Purtroppo la droga ti sta possedendo, la droga ti sta rovinando. Se c'è qualcuno che mi ascolta che vive in quelle situazioni difficili, chiedi aiuto a Gesù Cristo e ti libererà. Spezzerà le catene della droga. Alleluia. Spezzerà le catene del diavolo. In nome di Gesù. E ti libererà, perché nel nome di Gesù c'è la potenza. Tu che purtroppo vivi nei vizi, lavori ma poi alla sera vai a ubriacarti e sprechi il tuo guadagno nel vizio, nel liquore, nell'alcol, vai a bere, rovini la tua vita. Chiedi aiuto a Gesù. Chiedi aiuto a Gesù Cristo. Il Signore vuole darti il suo amore. Alleluia. La sua pace. Il Signore non vuole che ti perdi, giovane, donna, uomo. Il Signore non vuole che ti smarrisci. Il Signore vuole aiutarti. Amen. Il Signore vuole darti una mano. Alleluia. Vuole tirarti fuori da quel buio, da quella condizione difficile, da quel peccato. Il Signore farà un miracolo. Amen. Alleluia. Se tu confidi, alleluia, nel Re dei Re,